Da bambina pensavo che la mia vita ad adulta sarebbe stata bellissima, anche se temevo che non lo fosse, ma non volevo non crederci ed oggi sono quella che sognavo di essere. La mia sfida è la realizzazione del sogno della mia vita, quello di fare l'attrice. Perché Paola è emofilica. Io ho una malattia del sangue che si chiama emofilia e non ho fatto l'ottavo della coagulazione del sangue, sono una malattia che si chiama emofilia gravida. Sono un po' un caso raro perché sono una donna. L'emofilia colpisce soprattutto i figli maschi, mamme, portatrici sane. E invece io sono una donna e non mi è stata trasmessa la mia patologia, ma ho avuto due mutazioni genetiche di entrambe le virus, sono due mutazioni completamente diverse, no? E quindi è stata un po' una bella sfida nella mia vita. E ho avuto un'infanzia prevalentemente a letto, ci sono da risalire, però sognavo e non mi rassegnavo. Paola aveva un sogno molto speciale. Tu come ti sei protetta? Perché prima parlavi del bullismo, anche questo problema di non riconoscerti nell'immagine che gli altri hanno di te, che tu ritieni sia stata un po' costruita. Come ti sei protetta? Mi sono protetta non dando loro soddisfazione, quindi non col sorriso mi sono protetta, non facendo vedere che mi faceva male. E con questo l'ho superato e poi con la voglia di farcela, io ci credevo proprio, sentivo la mia nonna paterna che diceva un giorno Paola chissà si sposerà, se avrà un figlio, io dicevo ma io avrò la mia normalità, e poi la normalità, dove sta scritto? Cos'è la normalità? Brava, ma io non ho mai capito la normalità, ma non esiste la normalità. Poi io penso che quello che è importante è che ognuno di noi, quando apriamo anche la vita, avrà qualche cosa, perché io semmai ho avuto l'emofilia, però io penso che devi guardare anche il rovescio della vita di tanto amore. E chi lo sa, io sono stata fortunatissima su questo, sono stata amata. E a crederci, c'è sempre una soluzione, come diceva Carola, in tutto, e anche da un dolore puoi trarne dei vantaggi che se non ci fosse stato non li avresti mai avuti, mai. E questa visione della vita è proprio quello che te l'ha data, perché c'è gente che sta bene, che è sempre felice, ma allora quella è per poverini, perché hanno tutto, ma non lo godono. E allora, ma ben vengono queste cose, perché la vita è